Ben ritrovate, ben ritrovati. Dopo il primo momento curato da Antonella Prigioni, in cui si è parlato di questa bellissima realtà denominata Voice Music Center, che è nato alle porte di Padova, rimaniamo nell'ambito euganeo per parlare di un importante servizio. Buona giornata a voi che ci seguite da casa, anche per questa mattina di martedì 18 novembre. Abbiamo il piacere, lo vedete già sui nostri capi, di ospitare la portavoce in questa occasione di Telefono Amico di Padova, in particolare Cristina Rigon, vicepresidente di Telefono Amico di Padova. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. Siamo noi a ringraziare lei ancora una volta di ospitarci in questo suo momento molto importante e alla sensibilità che dimostra per la nostra associazione. Beh, grazie a voi di aver accettato il nostro invito, perché è sempre un piacere. Telefono Amico è un amico della nostra trasmissione, ci possiamo permettere di definirlo così. Abbiamo già avuto il piacere di ospitare non solo Cristina Rigon ma anche il presidente nazionale, però è sempre una scoperta, cioè non è la prima volta che li vediamo, ma è come se fosse sempre la prima volta, perché è un servizio molto interessante di cui parlare. È una, potremmo definirla, necessità dei nostri tempi, sì, perché la solitudine, un senso anche di disperazione che ci può prendere, di depressione, per limitare magari il termine, tante volte insomma fa parte della nostra quotidianità, e Telefono Amico vuole diventare una spalla di sostegno, un qualcosa che ci induce a vedere le cose diversamente. Adesso noi abbiamo risolto in termini un po' semplicistici, fortunatamente c'è Cristina Rigon che è qui con noi questa mattina per fare chiarezza. Un servizio che esiste da diversi anni, certo, che ha una portata nazionale, ma che proprio a Padova trova un nucleo consistente, non solo numericamente, ma anche proprio come significato di presenza a livello italiano. Sì, infatti siamo ben 60 volontari, su circa 60, su un totale di 700 volontari che rispondono da 20 centri dislocati in tutta Italia. Telefono Amico Padova, tra l'altro, è nato anche, è stato uno dei primi a nascere, è nato nel 67, nel 69, mi scusi, e nel 67 hanno cominciato a nascere i vari telefoni in tutta Italia. Nel 2006 poi c'è stato il grande passaggio, diciamo, con il quale siamo passati da realtà locali, da rispondere quindi a dei numeri locali, ad arrivare a rispondere finalmente ad un numero unico, che è l'199-284-284, che ovviamente permette a maggior utenti di raggiungerci anche laddove non ci sono fasce coperte da centri che sostengono. Quindi è stato un passaggio veramente importante questo. Vabbè, questo è importantissimo, cioè 199-284-284. Ve l'abbiamo anche proposto insomma in persone, continueremo a riproporlo grazie al collega Oscar Civiero in regia. Beh, questo è importantissimo perché, cioè, ti trovassi, come dire, in capo al mondo in una parte del nostro, esatto, paese, insomma, che non può pretendere di avere copertura, si può ugualmente attraverso la linea telefonica contattare il numero, certo. Infatti questo è stato un po' appunto il momento che ha permesso anche a più persone che magari fino a quel momento non potevano, perché nella loro città non esisteva un servizio telefonico di ascolto, di poter riuscire a raggiungerci e quindi anche a parlarci e di conseguenza ad avere quel momento di supporto necessario che, come appunto lei diceva all'inizio, caratterizza il nostro servizio, che è un servizio di ascolto che mette a disposizione tutti i giorni dalle 10 alle 24, compresi sabato e domenica, quindi compresi i festivi, un volontario che è pronto ad ascoltare in maniera attiva chiunque si trovasse in una condizione di difficoltà o di disagio emozionale. Quindi è una cosa molto importante perché significa che in qualunque momento puoi chiamare, sai che comunque c'è qualcuno che ti ascolta e cerca anche di aiutarti, non consigliarti, ma di aiutarti insomma a passare questo momento di difficoltà. Senta, qualcuno dice che anche le stagioni, la meteorologia ci condiziona. Noi siamo proprio in un momento nel cuore dell'autunno e vicino al Natale, perché insomma si comincia già a parlare di Natale, nei supermercati si vedono già i pandori e i panettoni, per cui si sa che questi momenti coincidono con, come dire, uno stato d'animo che
nelle persone particolarmente fragili o particolarmente sensibili, che dir si voglia, insomma, incide in maniera significativa. Sì, è vero quello che dice, assolutamente. Infatti il Natale è un momento di gioia, però può anche essere un momento di grande fragilità emotiva, soprattutto in chi magari si trova solo, emarginato, comunque non ha la famiglia o comunque sta attraversando un momento di depressione. Il Natale enfatizza ancora di più questo stato d'animo negativo, e proprio per questo Telefono Amico ormai da molti anni si propone di aiutare le persone che si trovano in questa situazione facendo una maratona natalizia. Quindi dalla mattina del 24 alla sera alle 24 del 27, quindi sono 78, mi pare 78 ore, non vorrei sbagliare, comunque facciamo una non stop, quindi estendiamo, diciamo, l'orario, che il nostro appunto va dalle 10 alle 24, lo estendiamo per tutto l'arco della giornata, in modo tale che chiunque abbia voglia di fare due chiacchiere possa avere la possibilità, e quindi di farlo. Per noi è molto importante ridare dignità alle persone, quindi dare anche la possibilità a chi il Natale non lo vive in maniera serena e gioiosa di poter avere qualcuno con cui parlare. Lei ha detto, crediamo, una cosa centrale: ridare dignità. Cioè, vabbè, prima, introducendola, siamo stati abbastanza sbrigativi e forse poco esaustivi, cioè fornire un sostegno, ma proprio aiutare la persona anche a ritrovare se stessa, no? Non è facile, crediamo. Cioè, il vostro è un compito per cui è richiesta anche, crediamo, una formazione, una preparazione piuttosto sostenute. Sì, e ridare dignità significa comunque credere anche nella cultura dell'ascolto. Noi siamo promotori della cultura dell'ascolto, quindi non è che ci fermiamo al servizio. Cerchiamo in tutti i modi, per quello che c'è possibile, anche a livello sociale, di favorire questa cosa, perché è quella poi che permette il benessere dell'individuo, che in un momento come oggi, insomma, è minato da tanti aspetti politici, economici in primis, e quindi a volte è molto più difficile riuscire anche ad affrontare dei momenti più critici, più importanti, più impegnativi, ed è importante essere consapevoli che comunque ciò che conta veramente è che le persone stiano bene, che ci sia del benessere. Per quel che riguarda la domanda che mi ha fatto, sì, ovviamente c'è una formazione per diventare un volontario, è una formazione che dura 4-5 mesi circa. Qui a Padova viene proposta ogni anno, ma anche negli altri centri nazionali, e è una formazione volta ovviamente a dare le metodologie e gli strumenti necessari per poter rispondere al telefono, e ovviamente anche verificare che l'aspirante volontario sia in linea con i nostri principi e con i nostri valori. Per cui che anche motivato. Beh, insomma, intanto il nostro principio, noi siamo apartitici, apolitici, non giudicanti naturalmente, quindi è importante anche che chi si approccia a diventare volontario sia una persona comunque che ha un'apertura mentale, per cui appunto riconosce la dignità delle persone e soprattutto che consideri il valore del servizio come un dono che noi facciamo comunque agli altri, perché siamo volontari, appunto, come dicevo, quindi ci autososteniamo, addirittura paghiamo una quota mensile noi, quindi, cioè, per carità, abbiamo anche degli aiuti, il comune ci aiuta, magari qualche privato, qualche donazione o qualche appunto situazione che ci permette di raccogliere dei fondi, però è un lavoro in più oltre al lavoro che facciamo, quindi chi lo fa ovviamente deve essere fortemente, deve credere fortemente nell'importanza, nel valore di quello che fa, ma anche dell'uomo stesso, come appunto dicevamo, della possibilità di ognuno di riuscire a farcela. Cristina Rigon faceva riferimento appunto al sostegno. Parleremo nella seconda parte di un'iniziativa molto carina che è venuta a presentarci nell'occasione. Lei ha sottolineato due aspetti che, non paradossalmente, ma crediamo, sono così fuori dal tempo, ma così importanti da recuperare nel tempo: la cultura dell'ascolto e il non giudizio, che sono dei parametri ormai sconosciuti alla nostra società, che sono quelli che hanno in qualche modo disumanizzato anche il contesto quotidiano in cui viviamo, ci sembra.
Sì, purtroppo sì, purtroppo è come dice lei, quindi è importante, cioè, ci troviamo comunque in una società ormai che, adesso, cioè, non per fare del moralismo, però ci propina una marea di contenuti di tutti Sì. i tipi, quindi è più facile forse emettere dei giudizi piuttosto che stabilire che, no, o dei giudizi e dei pregiudizi Sì, è rispetto a vero. determinate situazioni. È chiaro che quello che noi facciamo è dare un ascolto che va al di fuori di questa. È chiaro che ognuno di noi può fare una propria valutazione, è naturale, è normale, però nel momento stesso in cui si crede alla dignità della persona si va anche oltre, quindi non faccio una classifica del problema di chi mi chiama, non è che un anziano è solo, quindi bah, vabbè, questo è un problema più relativo, piuttosto che una donna picchiata da un marito Certo. violento. Certo, mi rendo conto che possono essere problemi diversi, di natura diversa e anche di portata diversa, ma li metto sullo stesso piano, perché alla fine chi ha quel problema, quindi lo vive in quel modo lì. Chiarissimo. Mamma mia, beh, insomma, già ci sono degli elementi per rendere ancora più interessante il seguito della nostra conversazione di questa mattina con Cristina Rigone, vicepresidente di Telefono Amico di Padova, che vi invitiamo a seguire anche dopo alcuni suggerimenti commerciali. Ci rivediamo tra pochissimo. Ultima parte di questo 7 in punto per la giornata di martedì 18 novembre, dopo la prima parte dedicata alla realtà di Voice Music Center. Adesso invece in questo secondo momento ci stiamo occupando di un servizio importante come Telefono Amico, lo stiamo facendo con Cristina Rigon, vicepresidente proprio di Telefono Amico a Padova. A proposito, per esempio, di una realtà così importante, così presente nella nostra quotidianità come i cosiddetti social network. Il parere, il punto di vista di Cristina Rigon che gestisce, insomma, un servizio importante che avviene telefonicamente. È una domanda difficile, però è anche una domanda interessante, un ottimo spunto. Per noi sicuramente il social network aiuta, cioè ci sta aiutando comunque a farci conoscere di più sì. dall'utenza. Perché Telefono Amico purtroppo veramente è ancora poco conosciuto, quindi viene anche visto un po' come ultima spiaggia, delle volte ti dicono, beh, se chiami Telefono Amico ormai vuol dire vuol che dire non è che più sei alla niente. frutta. Sì. Invece in realtà non è così. Quello che il nostro enorme sforzo che stiamo facendo, soprattutto in questi ultimi anni, è proprio quello di raggiungere l'utenza il più possibile vasta. Quindi per noi il social network, e noi abbiamo una pagina sia per Telefono Amico Italia sia per vari centri locali, Telefono Amico Padova ha la sua pagina che viene curata anche giornalmente e che comunque vuole anche essere dare degli spunti anche sulle notizie di un certo, tipo, di un certo rilievo. Per noi è importante. L'utilizzo smodato dei social network, ovviamente, e qui insomma penso che saremo d'accordo, impedisce quello di cui ci dicevamo prima. Quindi questa cultura dell'ascolto è chiaro che viene assolutamente svuotata di contenuti utilizzando in maniera impropria, diciamo, però certo. Non vorrei dare delle definizioni qui propria e impropria. Impropria è dei giudizi. Certo, è esatto, non vorrei giudicare, ma se si utilizza per farsi della pubblicità o anche magari per riempire dei momenti, sì. per sentire degli amici, va bene, però ricordiamoci che quello che conta è parlarsi, cioè è il dialogo, non la chat, che comunque è protetta in qualche modo da una barriera. Sì. Cioè, se vogliamo anche noi, per noi l'anonimato è importante, però un conto è sentire una voce, un conto è mandare un messaggio che Sì. magari è più freddo. Consideriamo anche, le dicevo appunto anche prima, che anche noi ovviamente ci dobbiamo evolvere, quindi stare ai tempi, per cui è nato anche un servizio di mail che va a raggiungere magari un'utenza più giovane che preferisce utilizzare questo tipo di strumento. Quindi per noi è ovviamente uno strumento e come tale a noi va benissimo. Non dimentichiamoci però che la prima cosa, la più importante, è proprio parlare anche faccia a faccia, Sì. cosa che noi non facciamo perché siamo al telefono,
Però è qui che nasce proprio la cultura dell'ascolto, è star faccia a faccia e dialogare, Sì. quindi in famiglia, con gli amici, al lavoro, cioè lì si riesce veramente a costruire dei rapporti e quindi ad ascoltarsi sul serio, ad imparare che cos'è l'ascolto, Sì. che non è sentire, è ascoltare. Sì, ecco, sono due sensazioni un po' diverse tra sentire e ascoltare, ascoltare qualcosa di un po' più profondo. Cristina Rigon parlava appunto di questo servizio di mail e intanto grazie ad Oscar Civiero in regia che sta fornendovi appunto le schermate, insomma, che illustrano il servizio di telefono amico nel sito che è www.telefonoamico, una parola Sì. unica.it. E all'interno appunto di questo sito, nello spazio in alto a destra, si può trovare proprio direttamente l'accesso alla mail, cioè all'indirizzo di posta elettronica con cui comunicare con Telefono Amico. Cristina Rigon, è bello parlare di Telefono Amico, però chi ci ascolta da casa dice l'imbarazzo, cioè di parlare con la voce di una persona, uomo o donna che sia, che non sappiamo chi sia, che intenzioni abbia, che cosa magari gli gira per la testa nel momento in cui sta parlando con noi, se lo fa solo per routine professionale. Ci Beh, stiamo mettendo magari nei panni dei più scettici, ecco. certo, ma è normale quello che dice, cioè è normale pensare che fare una chiamata, come dicevo prima, appunto non è che sei alla frutta se Sì. chiami il telefono amico, si chiami il telefono amico perché comunque è un servizio d'ascolto, non è uno psicologo, non vuole nemmeno fare, non vuole nemmeno dare un contenuto direttivo o un contenuto di un certo tipo tecnico, diciamo, alla chiamata. E l'accoglienza è uno dei nostri principi, è uno probabilmente delle cose che vengono insegnate in primissimo luogo nel corso di formazione, quindi un tono di voce comunque accogliente, una volontà di essere con chi sta dall'altra parte e ha bisogno di avere il suo momento. Sì. Quindi io credo, ma è confermato, cioè me lo conferma anche l'esperienza di servizio che ho, che se tu veramente stai ad ascoltare l'altro, l'altro capisce. Al di là del momento iniziale di imbarazzo che può esserci perché magari non sai neanche tu che numero stai facendo, e mi è capitato più volte anche di sentire qualcuno che mi dice, non lo so, io la prima volta che chiamo è un po' dura, un po' Sì. difficile. È chiaro, è difficile, però quando capisci, quando la persona che chiama sente che dall'altra parte tu veramente hai voglia di star là con lui, perché ti dica quello che ha da dirti, e questo lo sentono molto bene, cioè chi sta dall'altra parte sa se tu lo stai ascoltando, passa anche questo disagio iniziale. E certo, come dicevamo prima, è chiaro però che bisogna condividere i principi, quindi bisogna condividere il valore che si dà alle persone, il valore che si dà ai problemi delle persone, il valore che si dà anche al fatto di credere che la persona possa trovare da sé, magari anche attraverso noi, che facciamo da specchio, l'autodeterminazione a recuperare la propria dignità, quindi a risolvere o comunque ad affrontare i propri problemi. E questo è un principio fondamentale. Chi non ci crede non fa nemmeno parte di Telefono Amico, quindi rivolgetevi pure serenamente a noi se vi trovate in un momento di qualunque tipo di difficoltà. Non voglio arrivare alle difficoltà più estreme, cose che purtroppo in questi ultimi anni causa anche Sì. appunto problemi di lavoro, problemi economici, ci capita di dover ascoltare. Però possono esserci anche dei momenti in cui semplicemente hai voglia che qualcuno ti ascolti, che non ti dia il solito giudizio, che non sia l'amico che magari si sente di doverti consigliare di fare una cosa piuttosto che un'altra. Le soluzioni le troviamo noi, non le trovano gli altri per noi. Gli altri possono permetterci di scoprire magari delle prospettive diverse, ma tante volte i consigli sappiamo bene, insomma, anche per esperienza, so anche io per esperienza diretta, cioè o rinforzano quello che già penso o comunque vanno comunque a cancellare una cosa a cui non credo. No, beh, questo è molto importante. Sa, una domanda inevitabile, anche se forse scontata, è nella sua esperienza o nell'esperienza per la quale immaginiamo vi confronterete anche tra voi Certo. colleghi, immaginiamo che saranno più le donne degli uomini, perché l'uomo ha sempre questa tendenza, no, a rinnegare un po' la debolezza che non lo fa sentire più così uomo, con quel pregiudizio per cui l'uomo deve essere sempre forte e la donna fragile.
Ecco, la devo contraddire in pieno, ecco, perché il nostro, diciamo, utente tipo invece è proprio un uomo, proprio l'uomo. È proprio l'uomo tra il 46 e i 55 anni. Noi questi dati li raccogliamo, ecco, sì, tengo a sottolineare, perché comunque collaboriamo con degli osservatori, collaboriamo con anche con l'Università Cattolica, per cui il nostro servizio non si limita solamente ad essere un servizio di ascolto, ma permette anche di raccogliere dei dati che ci forniscono la fotografia di quello che è la società in questo momento, quindi è molto importante anche sapere chi è l'utente tipo, quali sono i problemi tipo. L'utente tipo è l'uomo del nord-est, tra l'altro, tra i 46 e i 55 anni, che vive da solo. E comunque non è una cosa così anomala, perché lei dice sì, le donne fanno più facilità, esatto, le donne hanno più facilità a parlare, quindi si rivolgono anche molto più facilmente alla vicina di casa, all'amica, alla collega di lavoro. L'uomo, se ha un problema, magari preferisce parlare di cose più leggere, più frivole, cioè parla di calcio, parla delle bevute, del bar, eccetera, ma quando si trova ad avere magari una difficoltà seria, vera, grossa, magari fa più fatica a parlarne con un amico di quello che fa la donna. 46-55 è un'età delicata quella per l'uomo. Vabbè. Non possiamo che concordare. Però Cristina Rigon è venuta a parlarci della sua attività, ma come avete sentito anche delle attività che sostengono, ovviamente non si vive di sola aria, avete sentito il contributo che devono versare, che versano ogni mese, certo, ma anche il sostegno che arriva da determinate iniziative. Adesso, se il caro collega in regia Oscar Civiero non se la prende, io solleverei, cioè noi solleveremmo questo manifesto che magari non si vedrà da casa, ma che racconta questa bella esperienza che si chiama Un sorriso per amico, uno spettacolo di magia, che andrà in scena venerdì, per cui fra tre giorni, a partire dalle 21 all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano di Padova. Cristina Rigon, questa è un'iniziativa che nasce per sostenervi. In che modo? Beh, sostenerci proprio perché, come dicevo prima, noi non abbiamo, cioè i finanziamenti ce li dobbiamo trovare, Chiaro. Anche perché in un momento come questo, che anche a livello politico ci sono operati sempre tagli sempre maggiori, anche a livello sociale, per noi diventa difficile. Sì, abbiamo, non voglio negare che abbiamo anche noi delle sovvenzioni, tra l'altro svolgiamo anche per il Comune di Padova un servizio che è la telefonata amica, che non è la stessa cosa di telefono amico, ma è un servizio invertito, nel senso che noi abbiamo una lista di anziani soli, noi, ma non solo il nostro centro di ascolto, ma altri centri di ascolto, praticamente hanno questa lista che viene fornita dai servizi sociali, in cui vengono monitorati. Un'iniziativa molto importante, molto bella, per cui persone che sono completamente sole vengono periodicamente contattate per sapere come stanno, come va, per avere un contatto umano. Quindi il Comune, grazie a questo nostro servizio di telefonata amica, ovviamente ci permette di avere una sede, di pagare le bollette, ma ci sono tante, tante altre iniziative che un'organizzazione di 60 persone, ovviamente, e tante altre spese che un'organizzazione di 60 persone deve sostenere, tra i quali formarsi continuamente, perché noi svolgiamo continuamente corsi di formazione per tenerci aggiornati, per comunque migliorare anche la qualità del nostro servizio, piuttosto che per farci della pubblicità. La pubblicità costa, e quindi ovviamente la pubblicità ci permette però allo stesso tempo anche di essere raggiungibili da più utenti. Per questo per noi è importantissimo, cioè è importante che è purtroppo un servizio sottosviluppato nel senso che ci sono i numeri, ma ancora tante persone non conoscono la realtà di telefono amico, e questo è veramente un peccato, perché non lo sanno, e quindi, non sapendolo, magari non si rivolgono e non sanno neanche dove sbattere la testa, laddove facendo un piccolo passo in più potrebbero magari farci la chiamata ed essere anche più sereni. Quindi i costi ci sono, anche proprio pubblicitari, i costi comunque di gestione, e per poter sostenere tutti questi costi, ormai da 3 anni noi appunto abbiamo deciso di
fare questa serata. Quest'anno l'abbiamo un po' anticipata perché durante il periodo di dicembre è pieno di serate di beneficenza, quindi l'abbiamo anticipata al 21, appunto al 21, a venerdì Sì. questo, fra 3 giorni, al Centro Culturale San Gaetano, dove sarà presente Maga Gaia e Diego Tomasello, che tra l'altro sono in preview perché hanno altri due spettacoli, uno l'8 dicembre e uno il 20 dicembre. E con uno spettacolo di magia che non è solo per i piccoli, non è solo per i bambini, ma è per tutti, ma soprattutto vuole essere un momento in cui noi facciamo sapere a Padova chi siamo e cerchiamo anche di raccoglierci qualche soldino, Certo. insomma. L'offerta ovviamente è libera, per cui è una Sì, donazione, è una no. È donazione. È importantissimo. importante, insomma, per noi riuscire ad avere anche questo ritorno. I biglietti sono comunque sempre nel social, si può vedere eventualmente nella pagina di Padova, sono anche disponibili per prenotazione all'erboristeria Natura in Vita e comunque se no sono disponibili la sera stessa, venerdì stesso. E speriamo, insomma, di avere una buona partecipazione. Sarà presente, anzi ci hanno appena confermato che sarà presente anche il vice sindaco, quindi siamo contenti che anche le istituzioni stiano reagendo rispetto a questa nostra attività, cioè Eh beh, insomma, siano presenti, insomma, il fatto ci della siano. presenza, insomma, è sempre qualcosa che ti incoraggia anche Sì, ad andare avanti, insomma. ti fa dire, insomma, sì, bene, vuol dire che non ci crediamo noi da soli, però ci crede anche qualcun altro. Meno male, insomma. Ricordiamo allora Un sorriso per amico, spettacolo di magia con Maga Gaia e la partecipazione di Diego Tomasello. Va in scena venerdì, cioè fra 3 giorni, alle 21 all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano, praticamente l'ex tribunale che è stato trasformato in questo Bellissimo. spazio bellissimo, tra l'altro, dove sono allestite mostre, dove ci sono concerti, dibattiti, convegni, incontri. E veramente, insomma, meno male, finalmente Padova ha trovato un proprio spazio per questo genere di iniziative. E cerchiamo sempre, anche proprio il titolo non è casuale, Un sorriso per Un amico, sorriso per amico. di togliere anche un po' la pesantezza di quello che è Sì. comunque il nostro servizio. Quindi diamo uno spazio anche di piacere, di gioia, di stare insieme in una maniera bella, positiva. Quindi al di là di quelli che sono sempre ovviamente i contenuti, che non possono essere ovviamente piacevoli, delle telefonate che riceviamo. Certo, no, indubbiamente. Avete sentito, e lo avete anche visto in sovrimpressione, c'è un numero che ha citato Cristina Rigon già in avvio della nostra piacevole conversazione, che è il 199 284 284, 199 284 284, che vi permette, se abbiamo capito bene, di mettervi immediatamente in contatto con l'operatore Certo. di telefono amico più comodo. Da 40 anni, pensate, sono una rete di volontari pronti ad ascoltarti, una cosa molto bella. Questo si chiama telefono amico, attenzione a non confonderlo con altri telefoni, perché insomma questa è un'istituzione, tra l'altro anche storicamente siete tra le prime praticamente. Sì, è nato a Padova nel 67. È nato, e questo anche questo è molto curioso, fra virgolette, da osservare, in risposta a un periodo in cui i suicidi erano molto elevati. E poi, diciamo, ha perso un po' nel corso degli anni la connotazione di emergenza, per un po', come dicevo prima, anche siamo la fotografia di quello che è la società, Sì. per andare più verso delle problematiche che riguardano un po' l'area dell'individuo, quindi bisogno di compagnia, solitudine, malattia psichica, problemi relazionali. E si sta riportando, non agli stessi livelli naturalmente degli anni 60, ma sta tornando anche il problema appunto dell'emergenzialità relativa al suicidio. Quindi è una parola chiave che comunque noi monitoriamo e che sentiamo molto molto spesso nelle nostre chiamate, probabilmente appunto, come dicevamo prima, dovuta anche al fatto che si stanno attraversando dei momenti difficili e siamo tutti consapevoli, soprattutto qua nel Nord-Est, che a volte vengono fatte delle scelte radicali, definitive, proprio perché non si riescono a trovare o non si riescono a vedere altre soluzioni che non siano appunto togliersi la vita. Sì, Quindi sono situazioni estreme che ormai abbracciano un arco di
vicende e di anche età, perché noi pensiamo dal ragazzino che va male a scuola, ragazzino o ragazzina che va male a scuola, fino all'imprenditore che insomma vede il baratro davanti a sé dal punto di vista economico. Sì, fino all'anziano, perché non dimentichiamo che anche l'anziano, infatti, tra l'altro appunto avevamo organizzato una conferenza stampa con l'aiuto appunto dell'assessore Brunetti il 10 settembre, che è la giornata mondiale della prevenzione del suicidio e che per noi diventerà comunque un appuntamento fisso. Ospite era anche il professor Pavan, ex primario della clinica psichiatrica di Padova, con cui è stato anche molto interessante portare avanti un certo tipo di conversazione, che ci ha fatto notare che anche una volta gli imprenditori fallivano, ma non si suicidavano. Questo cosa può voler dire? Può voler dire quello che ci siamo detti prima, che oggi forse non si dà più peso all'avere che non all'essere. Quindi cioè, è proprio una mancanza, non voglio dire di valori, però anche di vedere delle alternative. La frustrazione di non ottenere quello che ci si era proposti, che è molto legato all'avere, ti fa fare delle scelte che sono radicali, laddove chi falliva anni fa magari queste scelte non le aveva fatte. Certo, l'imprenditore è un esempio, ma anche il ragazzino, come diceva lei, il cyberbullismo, che comunque è imperante anche quello, quindi il ragazzino che va alla scuola o che è preso in giro dai compagni, ma anche l'anziano che si trova solo, quindi è molto trasversale, è un fenomeno estremamente complesso a cui è difficile dare delle spiegazioni, ma su cui si deve lavorare molto a livello di prevenzione. A livello di prevenzione anche, e qui mi dispiace un po' perché sono in televisione, però molte volte le notizie vengono date in maniera un po' sensazionale, sensazionistica. Sarebbe, e ci sono delle linee guida che dicono la notizia va data, perché è importante comunque che venga data e non venga nascosta. Allo stesso momento, nello stesso tempo, scrivere che esistono dei servizi come l'199-284-84, vicino alla notizia del suicidio, è importante anche dire guardate che c'è comunque qualcuno che vi può aiutare. Non offrire solo un panorama di, insomma, di disperazione e di speranza zero. I mass media hanno comunque devono avere un ruolo più proattivo, è un fenomeno che importa, interessa a tutti e dobbiamo prendercene carico tutti. Sì, anche perché insomma i mass media dovrebbero essere anche una realtà di servizio, come si diceva una volta. Noi ringraziamo Cristina Rigon, vicepresidente di Telefono Amico, alla quale auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie Roberto. Grazie alla nostra ospite, vi ricordiamo, avete sentito, 199-284-284 per mettervi direttamente in contatto con questo servizio. Telefono Amico, e vi ricordiamo anche fra 3 giorni, venerdì 21 alle 21, all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano, Un Sorriso per Amico, iniziativa di sostegno a Telefono Amico, con uno spettacolo di magia con Maga Gaia e la partecipazione di Diego Tomasello. Grazie per averci seguito, anche a chi da casa ci sta guardando in questo momento. Noi ci rivediamo domani con 7 in punto, vi ricordiamo gli appuntamenti di TG7 a partire dalle 13, ma vi ricordiamo anche alle 12.30 2 chiacchiere in cucina. Buona giornata e arrivederci.